La gente si domanda, io da questa mattina che sto fuori casa ed è già pomeriggio, ma non si domanda questo. C'è vita dopo la morte? Ed è questo un tema che ha occupato la maggior parte delle religioni e dei religiosi nel mondo. Io sono sempre stato ateo, comunque è facile trovare una risposta. No, perché purtroppo bisogna riconoscerlo, la morte è la cessazione della vita. Quindi, dopo la morte non ci può essere vita. E questo lo dico con tutto il rispetto delle credenze altrui. Non voglio urtare la suscettibilità di nessuno. Ma dopo la morte non ci può essere vita, perché quando viene la morte viene la cessazione della vita. E quindi la morte è la negazione della vita, è il suo annullamento. Come disse un filosofo greco che adesso non mi ricordo il nome, vengo dal nulla e ritornerò al nulla. C'è solo una vita. E la dobbiamo ai nostri genitori. Tutto il resto sono costruzioni immaginarie, favole belle che ci faranno vivere meglio, dandoci speranza. Ma non ci può essere vita dopo la morte, perché la morte è cessazione di vita. C'è vita prima della morte. Ma morte. Alcune persone sono veramente morte in vita, ma vita dopo la morte non ci può essere. A meno che uno non caschi in coma, che è una forma di morire, abbiamo delle piccole morti ogni giorno, ogni volta che ci appisoliamo, che dormiamo, che sveniamo, che andiamo in coma. Ma la morte definitiva è la cessazione definitiva della coscienza e dell'attività vivente. E quindi purtroppo non c'è morte dopo non c'è vita dopo la morte, c'è soltanto la continuazione della morte. Dopo l'annullamento continua a esserci il nulla. Una volta che si distrugge qualcosa, non rimane più nulla. Purtroppo su questi ancestrali ed arcaici timori si sono fondate da sempre, dalla preistoria, tutte le religioni. L'uomo primitivo credeva che i suoi cari non morissero, ma andassero a dormire eternamente e quindi gli preparava dei giacigli perché un giorno si potessero risvegliare. Poi io non ho mai capito come i faraoni e gli egiziani in generale pretendessero che ci sia vita dopo la morte, dopo che trasformavano il cadavere in mummia, estirpandogli ogni organo interno, come potevano rivivere senza il cervello, senza le budella? Mummificavano le persone credendo che dopo rinascevano o rivivevano, o magari che viveva il corpo astrale nel cielo. È un assurdo. Adesso abbiamo le conoscenze scientifiche e tecniche per sapere che dopo la morte non c'è nulla, purtroppo, perché sarebbe bello. Non avremo paura della morte se avremo la certezza assoluta che si può continuare a vivere. Ma su questa paura di morire e non sulla fascinazione per la vita si basano i culti religiosi che si approfittano della gente. Qualcuno in Facebook mi diceva che penso della gerarchia ecclesiastica cattolica, apostolica e romana. La gerarchia cattolica fondamenta la sua legittimità sul fatto che Gesù Cristo sarebbe morto e poi dopo 3 giorni risuscitato, il suo corpo si sarebbe transustanziato e sarebbe asceso al cielo risorto assieme a Dio. Su questo si basa tutto il potere dei prelati, dei preti e dei cardinali che
che poi non hanno timor panico, timor di Dio, non hanno paura di Dio, ma al contrario sono pedofili, rubano denaro, si drogano, rubano nelle diocesi. Tutti gli scandali, gli ultimi scandali che sono successi, ma anche tutti quelli che si sono sottaciuti. Ho fatto un programma in Spreaker parlando di questo. Quindi, se gli stessi prelati non hanno paura di Dio e fanno le loro malefatte alla luce del giorno, significa che non c'è nulla sopra di loro, non c'è nessun Dio. Però tutta la legittimazione del cattolicesimo e del cristianesimo in generale è che Gesù Cristo è stato crocifisso, è morto, è stato sepolto, al terzo giorno è risuscitato con un nuovo corpo di luce, transustanziato, ma di carne allo stesso tempo, e poi è asceso al cielo col suo corpo fisico di carne. Io non credo a queste cose, non so se voi ci crediate. Ma perché, se è successo per Gesù Cristo, il Dio non lo fa succedere per ogni persona? Poi sono così scarsi i miracoli che fanno i santi cattolici e cristiani in generale, che ne succedono due o tre ogni morte di papa. Fanno un santo o beatificano un papa o un religioso o un laico perché sono successi in 25 o 30 anni due o tre miracoli. E in base a che prove possono dire che è stato un miracolo quando si sa che molti tumori, cancri e carcinomi sono riassorbiti dal nostro stesso organismo? E quindi molte malattie, anche gravi, a volte hanno un decorso favorevole e si può trovare in questo non una spiegazione mistica, ma medica, scientifica, perché un 1% dei tumori maligni scompare da solo, perché l'organismo riesce a debellarlo. Non è nessun miracolo. Si può anche guarire da soli e senza medicazione dalla leucemia. Magari sarà un 0,5% di persone che ci riescono. Quindi, non parliamo di miracoli, parliamo che a volte si malinterpretano i fenomeni, oppure lo si fa in buona o in cattiva fede. Mi spiace dirlo, ma io sono laico, borghese, laico, razionalista, agnostico, ateo e figlio dell'Illustrazione. Quindi bisogna, io credo, anzi, penso che la scienza ci migliorerà la vita, non la credenza in qualcosa di assurdo che non si può provare. Beh, ho fatto questo breve intervento perché poi lo caricherò in YouTube e da YouTube metto il link in Facebook, così i miei amici di Facebook lo commenteranno. Purtroppo non esistono i miracoli, ma sono cose che strumentalizza la Chiesa per adescare credenti. Invece esistono cose che si possono spiegare. E quindi penso di aver detto di tutto. Ho detto appunto che non credo nella legittimazione delle autorità religiose, perché per me è assurda la storia che è morto Gesù. Tutta la faccenda se il sudario sia autentico o no, a parte che nel Medioevo l'avrebbero fabbricato, e nel Medioevo costava poco prendere una persona, un prigioniero, uno schiavo, ucciderlo per stampare il suo sangue in un sudario. Però, anche se fosse dei tempi di Gesù e se il sudario di Torino o di Milano fosse veramente di Gesù Cristo, beh, era una persona qualunque che è morto e punto. Magari i suoi seguaci, per dare adito alla sua resurrezione, lo hanno tolto dal sepolcro. Comunque, per me non è risuscitato e non è asceso al cielo nel suo corpo di carne. E quindi, se non è vero questo, tutto il resto che si poggia su questo del cristianesimo viene delegittimato e quindi non c'è senso. La Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento sono soltanto opere letterarie di fantasia, non meno immaginifughe che le opere di Howard Philip Lovecraft o di Edgar Allan Poe o di Isaac Asimov. È tutta una finzione. Letteratura bella e buona, magari buona, però letteratura. Ecco, il vostro ateo Santen Chan vi saluta. Spero di aver approfondizzato questo argomento. Adesso sono come le 18 e passa e devo ancora ritornare a casa.
quindi non so se oggi o domani caricherò il video. Mi raccomando, un saluto a tutte e tutti, soprattutto a quelli che hanno commentato ultimamente i miei interventi in Facebook. Vi voglio bene, vi saluto. Grazie per appoggiarmi, sono disoccupato, spero che un giorno YouTube mi arrivi a pagare per i video che faccio. Comunque, non vi scordate di seguirmi anche in Spreaker. Arrivederci e grazie dal vostro Santen Chan.